Ciao ragazze e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi sono particolarmente contento di girare questo video, ragazzi, perché veramente ritorno indietro negli anni con la mia adolescenza, grazie a Sbavam, perché in edicola, ragazzi, potete trovare i 14 puffi in 3D dei mestieri. Ma li spacchettiamo adesso tutti insieme, mi raccomando però prima sigla. Eccoci qua amici, in postazione, guardate quante blind bag inerenti per l'appunto i puffi dei mestieri prodotti dalla Sbabam che ho qui con me pronto a spacchettare con voi. Vi dicevo ragazzi prima che sono davvero emozionato perché i puffi hanno davvero fatto parte della mia adolescenza. Pensate che la serie televisiva che esordì in America intorno al 1981, quindi pensate che io avevo addirittura un anno, è stata trasmessa per circa 10 anni e in Italia questa serie è diventata davvero molto 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 popolare sin dai primi anni 80. Quindi i Puffi per me, ragazzi, sono veramente vita. Ma adesso vediamo, sono davvero curioso di entrare nel mondo e di scoprire soprattutto il mondo con i nuovi Puffi dei mestieri. Allora, iniziamo subito insieme a vederli. Iniziamo innanzitutto a vedere come è costituita la blind bag. Ecco, per l'appunto ci sono alcuni puffi qua nella parte anteriore, mini book. Mi raccomando, ricordatevi sempre di farvi dare dal vostro edicolante il mini book che vedete qua, insieme naturalmente alla blind bag che contiene anche il puffo in 3D con la sua base. Dietro poi vediamo naturalmente Sbabam, il prezzo 3,50 euro a blind bag, adatto ai bambini dai 3 anni in su. Sempre dietro la blind vediamo per l'appunto la checklist di tutti i bellissimi 14 puffi dei mestieri 3D che possiamo trovare. Quindi abbiamo il grande puffo dottore, il puffo pittore, il puffo giardiniere, la puffetta veterinaria, puffo pasticcere, puffo esploratore, puffo chef, puffo contadino, puffetta maestra, puffo postino che è carinissimo, puffo astronauta, puffo pompiere, puffo carpentiere e infine puffo meccanico. Allora, io direi di iniziare subito ad aprirli per vedere come sono dal vivo. Naturalmente li collezionerò tutti dentro ad ogni bustina. Come vedete c'è un mini booklet che per l'appunto identifica il puffo che abbiamo trovato. Quindi abbiamo trovato puffo postino, che adesso vedremo. Ci sono tutti i compiti di Puffo Postino, anche delle storie all'interno di ogni booklet, quindi super carino, e inoltre i vari giochini per imparare appunto giocando, quindi questi per i momenti di relax dei nostri bambini. Quindi abbiamo trovato Puffo Postino e io sono curiosissimo di vederlo. Allora, ragazzi, guardate, è veramente super 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 carino. A parte dei difetti, dei piccoli difetti, vedete qua nel cappello, però guardate, io direi che anche espressivamente è davvero davvero carinissimo. Guardate proprio la tracolla classica da postino, le lettere in mano. Poi mi piace molto 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 il colore acceso. Come vedete, ogni puffo 3D ha la sua base per essere poi posizionato. Proviamo a inserirlo, ecco qua, e vedete che rimane per l'appunto dritto. Guardate che carino, puffo postino ci piace. Ci piace.
sono veramente grandi, ragazzi. Guardate, io non ho una mano grandissima, però voglio dire, guardate, praticamente è grande quasi quanto una mia mano, quindi una collezione completamente differente ovviamente rispetto a quella classica dei puffi che io ricordavo far parte per l'appunto della mia adolescenza, e dove i puffi erano anche molto molto meno turchesi di questi. Comunque super carino, puffo postino, abbiamo fatto anche la rima, e passiamo alla seconda blind bag. Vediamo che abbiamo trovato tramite il booklet. Abbiamo trovato la puffetta dottoressa, no, veterinaria, beh sì, sempre dottoressa è, ma dottoressa ovviamente degli animali. All'interno sempre storiella, sempre giochino. Guardiamo la nostra veterinaria com'è. Sì ragazzi, questi sono davvero comunque molto realistici. Guardate che carina, con una coccinella tra le mani che lei naturalmente dovrà salvare, lo stetoscopio. Questa è molto curata nei dettagli, guardate anche la croce nel cappuccio, il camice a gonnellina, e guardate anche le scarpette con il tacchettino, classiche appunto di puffetta, oltre naturalmente alla sua folta chioma bionda. Sì, puffetta veterinaria, ci piace parecchio, ci piace parecchio. Voi, mi raccomando ragazzi, scrivetemi qua giù nei commenti qual è tra quelli che vedete in questo video naturalmente il vostro preferito, e naturalmente anche quelli che vorreste trovarli. Mi raccomando, così come farò io, comunque collezionateli tutti e 14. Vediamo ora che abbiamo trovato. Abbiamo trovato puffo pompiere. Anche puffo pompiere deve essere super carino, sì, con questa divisa gialla, il cappello tutto rosso e un'ascia in mano. Quindi ascia, elmetto, guardate quanto è carino, e poi la sua giacchina gialla. L'ascia è fatta davvero molto 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 bene. Questo non ha nemmeno difetti a livello di colore. Lui è il capo dei vigili del fuoco del villaggio dei puffi, quindi è sempre in lotta contro gli incendi. Lo mettiamo nella sua base, vedete c'è un buco più piccolino che corrisponde al piede sinistro e un buco invece più grande che corrisponde al piede destro, quindi siete anche facilitati nell'inserimento della base. Sono veramente carinissimi. Passiamo ora alla quarta blind bag. Vediamo ora chi abbiamo trovato. Abbiamo trovato, questo è carinissimo, puffo meccanico. Andiamo subito a vederlo. Carinissimo anche lui, come il puffo postino è tutto in blu. No ragazzi, guardate la cassetta porta attrezzi con il cacciavite che fuoriesce. Questa è davvero fatta benissimo, anche la chiave inglese, guardate, è carinissimo, oltre alla sua salopette. Carinissima anche l'espressione puffo meccanico. Credo abbia superato puffetta veterinaria, che sino ad ora era la mia preferita. Lo mettiamo vicino a puffo postino, prima lo inseriamo nella base, ecco qua, e poi andiamo subito ad aprire la quinta e penultima blind bag. Vediamo che abbiamo trovato lui,
abbiamo trovato il super puffo pittore, quindi abbiamo anche l'arte dalla nostra parte. Infatti lui vive solo per l'arte. Quando non è nel suo studio a dipingere, un ritratto di Puffetta lo si può trovare sulle rive del lago al crepuscolo, cercando di catturare tutte le sottili sfumature del tramonto. Wow, come è artistico il nostro puffo che adesso andiamo a vedere. Puffo pittore. No ragazzi, questa tavolozza di colori fatta benissimo, non c'è una sbavatura. Non l'avrei mai detto. Guardate il pennello con la punta di giallo, guardate anche proprio il suo cappuccio sporco di colori. Questo ragazzi è il mio preferito. Più ne tiro fuori e più ne escono di carini. Ragazzi, questa collezione davvero, non lo dico per una questione di pubblicizzazione, ma davvero è carinissima. Puffo pittore, mi piaci da morire, e finora sei il mio preferito. Finora sei il mio preferito. Lo mettiamo qua e andiamo a scartare l'ultimo. Vediamo qual è il sesto puffo, la sesta... no, è maschietto. Abbiamo Puffo Esploratore. Guardate anche lui che carino, ma guardiamolo dal vivo per meglio rendercene conto. Ecco qua, togliamo anche lui dalla sua bustina protettiva, completamente vestito di giallo con questo zaino verde carinissimo, naturalmente il binocolo e poi gli scarponi. Guardateli nel dettaglio, anche lui ragazzi fatto benissimo e senza alcun tipo di sbavatura, assolutamente. Mi piace tantissimo anche Puffo Esploratore, però ragazzi mi dispiace, ma Puffo Pittore mi ha rubato il cuore. Quindi Puffo Pittore, Puffo Meccanico e Puffo Postino sono i miei preferiti, anzi più che Puffo Postino metterei Puffetta Veterinaria, se non altro perché Puffo Postino ha questo ma piccolo difettuccio. Però ragazzi sono veramente fantastici e adesso vi faccio una panoramica di tutti in modo tale che li vediate ancora meglio. Ragazzi, tornati, spero che questi puffi davvero vi siano piaciuti perché davvero sono fantastici. Ne avete visto solo 6, ma ricordate che sono 14 da collezionare. Quindi correte in edicola e per soli 3,50€ appunto potrete collezionare tutti e 14 questi bellissimi puffi. Mi raccomando, vi lascio qua sotto nell'info box tutti i riferimenti inerenti Sbabam, compreso il sito internet www.sbabam.it, e inoltre mi raccomando ricordate che all'interno potrete acquistare anche singolarmente dei prodotti in modo tale da non avere dei doppioni. Sempre qua sotto nell'info box ragazzi, naturalmente vi lascio anche tutti i link diretti per quanto riguarda i miei social. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando un pollice in su, se non siete ancora iscritti fatelo immediatamente, iscrivetevi e attivate la campanella e noi ci vediamo domenica mattina con un video super pasquale, super puccioso. Ciao!
Un bacio a tutti, quindi non ci vediamo come sempre presto, ma prestissimo.